Sportello Italia. Buongiorno da Paola Bonanni, benvenuti al nostro ascolto. In studio oggi anche Gelsomina Testa, collega sempre della redazione economica. Buongiorno. Allora, il percorso della manovra, il punto con l'economista a seguire, multe, autovelox, quanto pesano e quanto rendono. Ci spostiamo poi sull'educazione finanziaria, oggi uno spaccato sul settore commercio, mentre per il lavoro entriamo nel mondo delle imprese che operano nel settore sanitario. Questo con Francesco Ventimiglia, e il focus con gli ascoltatori è sulle riconciliazioni nelle controversie per luce ed acqua. E allora ne parliamo. Chiama Sportello Italia, restate con noi, economico chiocciolarai.it, WhatsApp Radio 1 335 699 2949, sono le 12:28, iniziamo. In diretta il professor Fabio Fortuna per la pagina, appunto, per l'approfondimento economico, benvenuto. Buongiorno, eccoci qui. Allora, io insisterei, noi, anzi insisteremo sulla manovra. Dunque, sì. Qual è l'iter, cosa sta accadendo? Beh, è cominciata da lunedì l'esame al Parlamento, è un esame quest'anno più lungo rispetto agli ultimi anni, quindi c'è anche tempo per discutere dei punti della manovra, perché circa 70 giorni intercorrono, un po' meno, mentre negli scorsi anni il tempo è stato molto limitato, le discussioni quindi circoscritte. È un percorso accidentato perché la manovra si è inserita nel nuovo documento che stiamo sottolineando, il bilancio, che ha determinato dei condizionamenti ulteriori oltre alla scarsità delle risorse. Quindi l'iter è cominciato, vedremo tutti i problemi che già c'erano, sanità, pensioni, vedremo come in parte potranno essere risolti, ma la dotazione aggiuntiva è di 120 milioni, quindi è molto stretta. L'unica cosa che si può fare, a seconda dei casi, è una ridistribuzione, e cioè prendere da una parte e togliere. Ecco, questo si può fare a tal riguardo 4,6 miliardi dal fondo auto per finanziare l'industria della difesa. Queste sono le ultime indicazioni. Questa è una notizia che lascia un po' perplessi, perché l'automotive è un settore che in Italia riveste grandissima importanza e quindi già in crisi netta, soprattutto aggravata anche da una crisi globale a livello internazionale, come abbiamo visto anche dagli ultimi fatti delle ultime ore di Volkswagen, il colosso tedesco, che ha una crisi notevole, si parla di chiusura di stabilimenti in questo lancio. Quindi questo dirottamento di 4,6 miliardi, seppur da qui al 2030, insomma, deve essere meditato bene, perché riguarda un settore tradizionalmente importante per la nostra economia e per la nostra industria. Sì, poi il nostro indotto, appunto, che lavora molto, a proposito di Volkswagen. Certo. Ecco. Senta, invece, ecco, altro tema, lei appunto diceva, vediamo, cioè ci sono aggiustamenti. La web tax, si starebbe trattando su questa tassa che deve essere versata dalle grandi aziende tecnologiche e dalle piattaforme digitali italiane e straniere. Quindi si è aperto un certo dibattito a riguardo. Sì, un dibattito che si è aperto negli ultimi giorni, perché la finanziaria, la legge di bilancio, prevede che la web tax al 3%, questo è l'importo dei ricavi, attenzione, non dell'utile, che è differente, che prima riguardava soltanto le imprese con fatturati superiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali offerti in Italia per 5,5 milioni, quindi c'erano dei limiti ben precisi, per cui la web tax riguardava soltanto imprese di grandi dimensioni. Oggi si vuole estendere a tutti. Questo ovviamente è stato criticato inizialmente dalla FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali, e dal Consorzio del Commercio Digitale, poi è stato ancora unanime nelle ultime ore. Quindi io credo che bisognerà fare una riflessione attenta, anche perché porta nelle casse dello Stato 51,6 milioni, quindi non un importo così importante. E bisogna evitare che ci siano delle ripercussioni in un settore innovativo, importante, non soltanto per coloro che producono servizi digitali, ma anche per le imprese che ne usufruiscono, nel senso che coloro che producono servizi digitali sono colpiti dall'imposta, ma poi ovviamente
quel meccanismo a cascata che si realizza nei processi produttivi, questa imposta, il prezzo aumenta e poi aumentano anche i prezzi dei servizi digitali che devono comprare le altre imprese. Quindi è un problema che sembra facilmente risolvibile, ma in realtà io credo che in Parlamento ci debbano pensare bene, cioè procedere a un ridimensionamento. O a una eliminazione. Perché poi ecco, questo pagamento del 3% di quello che tutti guadagnano come web tax, indipendentemente dai ricavi, insomma, per qualcuno potrebbe essere poco, per altri invece potrebbe essere la fine. E potrebbe portare anche delle ripercussioni occupazionali per le piccole imprese. Pensiamo quindi c'è da ragionare, francamente, da ragionare bene. Professore, velocissimo, veramente 30 secondi, il gas. E il petrolio? Il gas è aumentato un po' negli ultimi due mesi, e quindi ha superato nuovamente i 40 euro, non preoccupa ancora. E anche il petrolio, che aveva toccato 80 dollari al barile, il Brent, è rientrato un po' più di 70 dollari al barile, e anche il WTI. Quindi io direi sulle materie prime energetiche ancora non c'è apprensione, anche perché nel Medio Oriente un po' di miglioramento sembra che ci sia. Quindi bisogna vigilare. Grazie, grazie professor Fortuna, e naturalmente al prossimo appuntamento.